Con la promozione in tasca il Cerignola e la salvezza già festeggiata, il Brindisi assume tutte le caratteristiche di una amichevole agonistica alla gara di recupero della 36esima giornata non disputata per il liubifragio di due domeniche fa su Cerignola. La spensieratezza regala una gara gradevole nella quale i gialloblu di casa, in maglia bianca, non concedono nulla allungando la striscia di risultati positivi con una vittoria netta nel punteggio e nelle occasioni. Quelle migliori del primo tempo sono l'errore di Manzo, dopo una prima respinta del portiere, la conclusione di Giacomarro che Carriero ribatte con i pugni, la girata alta di Maltese messo in condizione di calciare dall'assist di Dorval. Il risultato non si sblocca neanche sul tentativo di Giacomarro anticipato da Morleo e sulla botta dalla distanza di Lojodice che esalta i riflessi di Carriero. Il Brindisi di fatto si vede solo con il colpo di testa di Meneses che termina al lato. Nella ripresa è Malcore, sempre più capocannoniere del girone H, a salire in cattedra. In due minuti piazza il doppio colpo che chiude la contesa, con marcature quasi in fotocopia. Il Cerignola non alza il piede dall'acceleratore e sfiora il tris con Lojodice, tiro a giro respinto da Carriero, mentre il Brindisi prova a non essere spettatore non pagante del pomeriggio con l'iniziativa di Trovè ed il rasoterra di Rekic. Ma sono ancora i padroni di casa a spingere con Agnelli, conclusione da dimenticare, e Lojodice che gira di prima intenzione l'assist di Ciccone per il 3-0. Per l'Audace è il 37esimo risultato utile consecutivo e domenica si chiude contro il Sorrento il discorso campionato, perché la stagione avrà ancora l'appendice della Pool Scudetto. Il Brindisi ha già la testa alla prossima stagione dopo la salvezza quasi miracolosa di quella che si conclude domenica prossima.